About 3 days and 200,000 miles into the flight, Mission Control did miss the significance of a cryptic message from the astronauts. La partita della Ligue 1 tra Saint-Étienne e Lorient per la quarta giornata di campionato francese. Partita che è terminata in pareggio, un 7 pari, emozionante, fino all'ultimo respiro, con un Lorient sempre in vantaggio ma che alla fine non ce l'ha fatta. Abbiamo proprio Marsico, uno capitano direi del Lorient, con Passero, i due grandi protagonisti della partita. E se è un peccato perché sempre in vantaggio poi alla fine viene recuperato. Perché? Cos'è successo? Non ci appendiamo, è andata bene. Cosa alla fine vi ha fatto avere un calo fisico e vi ha fatto subire gol? Problemi di stanchezza a difesa, un po' di tutti. Siamo stanchi tutti. Ho avuto problemi di sigaretta. Livello personale parlo per entrambi, avete segnato praticamente solo voi. Siete soddisfatti? Sì. L'importante è che non abbiamo perso, un pareggio non fa niente, portiamo a casa una vittoria a noi. E allora invece vado da Pietrangeli, che oggi non ha potuto entrare in campo con la sua squadra, giusto? Però purtroppo. Dalla panchina ha sostenuto fino alla fine. Ha sostenuto fino alla fine. È arrivato il pareggio tanto sperato, però finalmente. Ci si aspettava forse qualcosa in più. Ma difensivamente oggi non è stata una bella partita, anche se in attacco al contrario è stata buona. Mi aspettavo sì qualcosa di più, però c'erano anche due giocatori assenti. Uno non so se è buono, uno sicuramente. Pareggio raggiunto proprio negli ultimi minuti e poi quel palo negli ultimi secondi di gioco, anche un po' di sfortuna si è messa contro oggi.
Sicuramente il nostro amico lì, Filippo Neri, pure mi ha rotto un po' le palle. Lui è la nostra sportiva. Un'ultima domanda, oggi Scotto, nuovo acquisto, possiamo definirlo così. Ma sicuramente eccolo, Scotto ecco ci sta dando una mano incredibile. Ha soddisfatto la richiesta del allenatore? Sicuramente, sicuramente, comunque sta facendo un ottimo campionato. E allora direi che è davvero tutto da questa partita incredibile, terminata, si ricordo, per 7-7.